Benvenuti, ormai siamo a quota 40, tutti i tutorial che stiamo facendo stiamo cercando di farli al meglio affinché il tutto venga spiegato nel migliore dei modi, anche con sottotitoli in inglese per far sì che anche le persone non italiane li possano utilizzare. Oggi abbiamo avuto da Sintel un prodotto interessante che non è un'innovazione vera e propria, anche perché nel tutorial 38 abbiamo visto un dispositivo completo, ma quello che abbiamo avuto oggi, che è il Mediatrix o Mediatrix 4400, ben si sposa alla nostra filosofia, e cioè l'abbattimento dei costi nell'infrastruttura IT, e chiaramente essendo un dual BRI ben si sposa alle piccole aziende. Dispositivo molto semplice da programmare, perché tutto si può fare tutto attraverso una comoda interfaccia web, solidissimo, e la cosa più importante, che non fa mai male, è il costo, che è molto molto raggiungibile. Per qualsiasi informazione potete fare riferimento a noi o ai nostri colleghi della Sintel, che chiaramente sono gli importatori ufficiali per questi prodotti in Italia. Buona visione. Ecco la parte frontale del nostro Mediatrix, dove si può vedere chiaramente, si possono vedere 5 LED di statu, dove il primo identifica il collegamento della ETH2 alla LAN, il secondo identifica il RIDI, che in questo caso non è in attività per il semplice fatto che il nostro dispositivo, essendo sul banco, non è collegato a nessuna BRI. Il terzo LED in use, vedasi quello che ho detto prima, cioè non essendo collegato a nessuna BRI e non essendo in uso, è praticamente completamente spento. L'ETH1 è spenta perché non c'è collegamento alla LAN, e il power è attivo. La parte posteriore chiaramente è molto semplice. Possiamo vedere sull'estrema sinistra chiaramente l'alimentazione, il jack di alimentazione, seguito poi dal pulsantino di reset per far sì che il dispositivo venga avviato con i parametri di default impostati dall'azienda. Abbiamo la Ethernet 1 e la Ethernet 2, nel nostro caso l'uplink l'abbiamo messo sulla Ethernet 2, poi abbiamo due BRI, quindi il dispositivo della serie 4400 che ci è stato fornito da Sintel è un dual BRI che è in uso e è utilizzabile nella maggior parte delle aziende di piccolissima taglia. Passiamo subito chiaramente ad analizzare l'interfaccia web. Eccoci qua, pronti ad analizzare l'interfaccia web del nostro Mediatrix 4400 Dual BRI. Quindi, dopo aver letto il manuale, ci rendiamo conto che l'indirizzo IP da usare, quello di default, corrisponde in realtà al 192.168.0.11. Eccole qua, vengono richieste le credenziali di autenticazione che li abbiamo lasciate ancora quelle di default, public e password, invio, ed eccoci di fronte chiaramente alla dashboard che ci consente di avere sotto controllo sia la versione del firmware, il profile, il MAC address, il serial number e il system time. Ma adesso andiamo direttamente sulla parte relativa alla network, alla rete, per andare subito nella dashboard e vedere che in realtà il dispositivo è collegato alla LAN attraverso la porta Ethernet 2. Andiamo in host e vediamo che il dispositivo mantiene una configurazione statica con nome e dominio beable.it come hostname Mediatrix. Abbiamo definito chiaramente il nostro gateway, abbiamo definito il nostro DNS server, che in questo caso corrisponde col nostro pfSense, abbiamo definito una configurazione relativa all'SNTP serve, e infine la time configuration. Non ci dilungheremo ad analizzare attentamente tutto ciò, anche perché abbiamo ampiamente discusso questo come altre informazioni all'interno del tutorial precedente, quello relativo alla serie 3500 del Mediatrix. Andiamo avanti su Interfaces
e vediamo sia l'allan 1 che l'uplink. In questo caso abbiamo visto che è collegato il Mediatrix all'uplink, alla 192.168.0.11. Andiamo avanti sulla SIP. Eccoci qui. Allora, abbiamo prima di tutto creato due gateway, la configurazione di due gateway, ai quali abbiamo dato come nome asterisk B1 e asterisk B2, entrambi collegati alla porta di uplink, ed asterisk B1 porta 5061 e asterisk B2 5062. Successivamente vediamo la parte relativa ai server, dove nel registrar host abbiamo l'indirizzo del nostro asterisk 192.168.0.151 2.0. Ricordiamoci che lo 0 corrisponde in realtà alla porta 5060. Andiamo su registrations e abbiamo creato due unità di registrazione, BRI1 e BRI2, chiaramente collegate ad asterisk B1 e asterisk B2, quindi alla fine adesso non ci resta altro che andare nella fase di autenticazione e creare due autenticazioni legate a asterisk B1 e asterisk B2. Quindi come nome, prendendo la prima, come nome avremo BRI1 relativa password, e a questo punto non ci resta che andare a fare un salto all'interno della nostra interfaccia web di FreeBBX, che in questo caso, come potete vedere, è ancora in una versione di beta, e andare a vedere nella sezione extension, pardon, connettività, nella sezione fasci. Andiamo a vedere la parte relativa al Mediatrix, quindi al BRI1 abbiamo associato una porta 5061, a differenza del Mediatrix 2 al quale abbiamo associato una porta 5062. Se tutto è stato fatto correttamente, possiamo andare all'interno dell'asterisk info, andiamo in SIP info e vediamo che BRI1 e BRI2 sono collegati. E il gioco è fatto. Ora ritorniamo indietro nel nostro Mediatrix e andiamo nella parte transport, dove dobbiamo assicurarci che nel primo rigo add SIP transport in registration sia enable. Successivamente non ci resta che andare nella parte telefoni, andare su services e andare per entrambi, sia BRI1 che BRI2, in questo caso BRI1, poi dovrete fare la stessa cosa per BRI2, andare ad essere certi che endpoint specific sia no, endpoint specific per automatic call sia no, e anche alla fine per hold endpoint specific sia no. Andiamo su ISDN e andiamo su Basic Rate Interface. E sia per BRI1 che per BRI2 dovremo accertarci che il massimo numero di chiamate attive per linea corrisponda a 2. Ora, l'ultima fase che ci resta da fare è creare le rotte, che nel nostro caso corrispondono a 4 rotte, 2 in ingresso e 2 in uscita, affinché in questo caso in root config, come possiamo vedere, affinché tutte le chiamate che arrivano in ISDN vengano, in questo caso è la sorgente ISDN, vengano smistate al nostro asterisk e tutte le chiamate che partano dal nostro asterisk vengano smistate in ISDN. Quindi avremo 4 rotte, 2 entranti e 2 uscite. Il gioco è fatto e possiamo subito utilizzare il nostro asterisk. A questo punto non ci resta che dirvi arrivederci al prossimo video tutorial.